Dopo 4 anni di stop, Perugia è tornata ad ospitare Diversamente Creativi. L'evento, promosso dal Consorzio Auriga con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell'inclusione delle persone con disabilità, si è svolto nella mattinata di martedì 30 aprile in piazza 4 novembre. I ragazzi di diversi istituti scolastici del territorio, le associazioni e gli ospiti dei centri di salute mentale hanno animato il cuore dell'Acropoli mettendo in mostra la loro creatività, attraverso laboratori, giochi e attività ricreative. Una bella cornice per una Perugia baciata da un sole estivo e un bel messaggio di socialità e solidarietà che arriva proprio dai più giovani. Nel corso della mattinata hanno fatto registrare la loro presenza il sindaco di Perugia, Andrea Romizzi, l'assessore al sociale Edi Cicchi, la vicepresidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria Paola Fioroni e Filomena Polito, coordinatrice per il Consorzio Auriga di Diversamente Creativi. La presidente Cicchi ha premiato lo studente Arxei Value dell'Istituto Cavour Marconi Pascal, quale vincitore del concorso grafico indetto tra le scuole per la realizzazione della locandina dell'evento. Siamo qua dopo 4 anni di fermo, oggi è una giornata bellissima, anche il sole ci sta sostenendo, siamo tornati in piazza e non c'era modo migliore per festeggiare anche i nostri 30 anni, perché il Consorzio Auriga è nato nel lontano 94, per cui quest'anno festeggia 30 anni dalla nascita. Sono stati anni importanti, anni vissuti accanto alle persone più fragili. Abbiamo da sempre operato per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità e oggi qui in piazza, con arte, musica, teatro e sport, cercheremo appunto di diffondere un messaggio che è quello dell'inclusione delle persone con disabilità. Lo facciamo appunto in maniera creativa, in maniera diversa. E ecco, veramente siamo molto molto felici, tante scuole, tanti centri diurni per disabili, per persone con disabilità e oggi ecco, anche loro avranno la possibilità di poter dimostrare le loro abilità, quello che sono riuscite ad apprendere anche nelle attività che quotidianamente svolgono. E farlo accanto ai ragazzi credo che sia un messaggio importante, perché noi dobbiamo necessariamente ripartire dai ragazzi che saranno i cittadini di domani. Sono loro che costruiranno una comunità sicuramente più giusta e più coesa.